Giorgio Matteoli. Sicuramente non è un bad liar, non è un mentitore. Ivano Maiorella, responsabile della comunicazione dell'UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, perché non è stato bugiardo nel dirci che era pronto ad ascoltarci e infatti è in diretta con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e grazie di questa presentazione. Assolutamente. Ho bisogno di verità. Cioè, e non c'è miglior verità di quella dei mondiali antirazzisti in corso in questi giorni in Emilia-Romagna, un grande evento al Parco di Bosco Albergati dal 4 all'8 luglio. Vi abbiamo già seguiti e continueremo a seguirvi fino a domenica con grande attenzione per un evento che appunto allontana il razzismo quanto più possibile dallo sport. Come sta andando? Allora, sta andando bene, il tempo stamattina è stato clemente e tutti i campi, circa una ventina, sono stati riempiti da squadre, diciamo così, di tutti i colori. Ricordiamo che le squadre sono composte da ragazzi e ragazze, associazioni, migranti, c'era Amnesty International, c'era Action Aid insieme ai ragazzi, ai migranti, alle bandiere della WISP. Quindi è un microcosmo di quello che potrebbe essere un mondo possibile. E c'erano anche calciatori di ottimo livello. Voglio ricordare e ringraziare la squadra dell'Associazione Italiana Calciatori che stamattina è scesa in campo. Poi vi racconteremo anche com'è andata e qual è stato il risultato. Beh, comunque è un evento, ricordiamo questo, che si ripete da tanti anni, è la 22esima edizione, l'ottava lì al Parco di Bosco Albergati, tantissimi i giovani che prendono parte, 140 squadre quest'anno, insomma riusciamo ad allontanare le discriminazioni nel migliore dei modi, tanti più sono quelli che partecipano, Frank. Certo, certo, ma io credo che attività del genere non possano che far bene indubbiamente allo sport in questo caso, lo sport in generale, non credi, Ivano? Ma assolutamente, allontanare le discriminazioni. Bravissimo. E fare in modo che i valori dello sport emergano. Lo sport è amicizia, è solidarietà, non c'è sport fatto contro qualcuno, lo sport si fa insieme a qualcuno, se no non è sport, non è gioco. E qui basta mettere un attimo il naso qui dentro e ci si accorge di questo. Ecco. Si accorge. Mondiali tra l'altro non sono questi solo di calcio, nel senso che i mondiali di calcio si stanno svolgendo in Russia, voi avete il calcio ma non solo, ci sono tanti sport, c'è la voglia di condividere tante emozioni con personaggi importanti e non solo, il testimonial di quest'anno Mario Balotelli che ha voluto ricordare come da giovane lui non abbia potuto prendere parte insomma alle chiamate da parte degli azzurri per essere un membro della nazionale italiana fino ai 18 anni, ma non solo Balotelli, ci sono tante persone importanti e tantissimi giovani che sono arrivati da tutta Italia. Assolutamente, tanti giovani da tutta Italia e direi da tutta Europa, perché i mondiali antirazzisti mischiano i migranti, le comunità con anche il tifo ultra, quindi qui c'è inglesi, danesi, svedesi, ragazzi e ragazze, francesi, e in qualche modo è una specie di microcosmo dei mondiali, stemperando tutte ovviamente le rivalità agonistiche, e rimane la faccia più bella dello sport. Certo, certo Ivano, una domanda, vi occupate solamente all'interno di questi mondiali antirazzisti solamente di calcio oppure c'è un ampio spettro a livello sportivo? Allora, il calcio ovviamente è quello di tradizione, certo, più antica, 22esima edizione, ed è anche lo sport più popolare, è un linguaggio universale, diciamo, adatto a tutti. Certo. Oltre al calcio ci sono tornei di pallavolo molto frequentati da ragazze soprattutto, ma abbiamo anche uomini, abbiamo il torneo di basket e ci sono delle attività sportive di tipo collaterale come ad esempio il cricket che viene praticato, basta andare in un campo di periferia dalle comunità dei migranti del Pakistan, dell'India, e qua è stato riprodotto. Si tratta di attività collaterali, il calcio la fa da padrone, però ecco, è importante che anche secondo le tradizioni dei singoli paesi vengano un po' assecondate queste vocazioni sportive. Certo, certo, certo. Adesso noi faremo una sorta di passaggio di consegne, perché Ivano Maiorella, se non sbaglio, ha accanto a sé un ospite. Assolutamente, te lo confermo. Katia Serra, ex calciatrice, ora commentatrice, opinionista TV, già grande amica della RAI. Esatto. È lì accanto a te, giusto? Te la passo. Vai, facciamo questo passaggio in diretta. Ha appena finito la partita con l'Associazione Italiana Calciatori, quindi ci dirà anche com'è finita. Eh sì, vogliamo reso conto in diretta, assolutamente.
Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, buongiorno Katia, buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Giorgio Matteoli, qui accanto a me Frank De Vena. Hai appena finito di giocare, quindi vogliamo subito un resoconto, insomma, altrimenti che opinionista sei? Beh, allora, dopo l'ottimo esordio di ieri, dove tra l'altro avevo aperto le danze realizzando il gol dell'1-0 e dopo una larga vittoria per 7-1, oggi purtroppo siamo stati sconfitti 3-1 contro i ragazzi di Macerata, un'ottima squadra, veramente ragazzi che hanno destato un'ottima impressione per qualità, per compattezza, equilibrio e anche per una forma atletica decisamente superiore alla nostra. Ecco, devi sapere Frank che Katia ha un passato in numerose squadre importanti di calcio femminile, ha giocato 22 partite con la nazionale italiana, insomma, e dalla nazionale italiana ai mondiali antirazzisti, questo ti fa capire come sia importante, insomma, il suo ruolo, che oggi è importante di opinionista, per diffondere quello che è l'odio nei confronti del razzismo, se vogliamo usare un eufemismo, no Katia? Ma guarda, assolutamente, nel senso che per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda proprio come Associazione Italiana Calciatori, noi scendiamo sempre in campo per tutto ciò che riguarda le discriminazioni, ed essere presenti qui ai mondiali antirazzista per noi non solo è una responsabilità, ma è da 4 anni che partecipiamo con una squadra mixta, perché abbiamo proprio l'esempio di integrazione facendo giocare ragazze e anche ragazzi di colore tutti insieme, proprio perché crediamo fortemente nel valore di inclusione del calcio, per cui sono ogni anno contenta di esserci. Ogni volta che entri qui a Bosco Albergati respiri un'aria, respiri un clima che francamente ti arricchisce tanto e te lo porti dentro anche nei mesi successivi, per cui chi non si è mai stato forse fa fatica un pochino a capirlo, ma chi ama lo sport e crede nel valore non solo educativo ma anche sociale dello sport va a casa dopo questi 3 giorni davvero arricchito e crede di aver dato poco, perché in realtà sì, è vero, noi ci mettiamo in gioco dando la nostra presenza, regalando sorrisi e soprattutto calandoci in questa realtà di divertimento, ma non è mai abbastanza, perché veramente in queste occasioni impariamo tanto dagli altri. Ecco, quel fatto che vincere sia importante, ma in questi casi non lo è eccessivamente, in un certo senso lo testimonia un tuo tweet di ieri sera in cui hai detto buona la prima, appunto, testimoniavi su Twitter con una foto la vostra vittoria. Nella foto c'era anche un certo Damiano Tommasi, insomma, che ha fatto parte della vostra squadra ieri, insomma. Anche la presenza dell'asso calciatori, tu ne fai parte per quanto riguarda l'aspetto femminile, ma insomma l'asso calciatori del calcio professionistico maschile, insomma, rende ancora più importante questa edizione. Sì, assolutamente, perché comunque da quando nel 2011 è arrivato Damiano Tommasi come presidente, è chiaro che l'associazione ha allargato, quindi ha cominciato anche a dare una mano a tutti coloro che giocano a calcio a vario titolo, a partire da noi donne, a partire dal calcio a 5, a partire dai dilettanti, quindi il suo impegno è un impegno che si è allargato ed è un impegno che, al di là di aiutare chiaramente i professionisti, si è allargato non solo ai dilettanti ma anche a quel calcio sociale che tanto bene fa alle comunità, perché comunque alla fine tutti noi, credo, chi più chi meno ha provato a cimentarsi con il pallone, che è un gioco alla fine semplice, è un gioco che regala talmente tante emozioni che non ha importanza se giochi in un mega stadio come può essere adesso i mondiali in Russia o giochi semplicemente qui a Bosco Albergati, dove i campi sono stati diciamo disegnati su dei campi arati del contadino, no? Quindi non ha mica importanza questo, cioè quello che conta appunto è quello di avere lo spirito di correre dietro a un pallone per divertirsi e di farlo insieme, proprio perché è soltanto insieme che si possono lanciare dei messaggi positivi. E certo, fa parte del famoso gioco di squadra, no Ivana? No, Katia, il famoso sì. Gioco di squadra, che siano italiani, che siano stranieri, l'importante è che ci sia questa decisa amalgama. Decisa amalgama, poi molto spesso, no, ci si chiede, soprattutto in questa fase delicata per quanto riguarda certo. La questione degli immigrati, cioè quando siamo in campo non stai a guardare se il compagno o l'avversario è più abbronzato di te, no? Oppure ha un colore diverso dal tuo. Quando sei in campo speri solo che abbia, diciamo, la tua stessa conoscenza calcistica per poterti divertire, perché a volte sei troppo forte o troppo debole, certo. Magari
non riesci a trovare l'equilibrio, semplicemente questo. Certo. Ma onestamente di cosa indossa o di quello che è il colore della pelle non ti interessa assolutamente, anzi poi in questa occasione dà l'opportunità, finite le partite, di conoscersi, di confrontarsi, di arricchirsi proprio come scambio di culture, scambio di mentalità, ed è davvero un momento formativo molto, molto interessante. E allora grazie Katia, ti ringraziamo Katia Serra, ringraziamo anche Ivano Maiorella e tutta la WISP per essere stata con noi oggi e per aver organizzato in generale e continuare a farlo questo evento dei mondiali antirazzisti. Grazie a voi. Grazie Katia, grazie di cuore.